Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 44esimo episodio di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio abbiamo superato quel punto critico che mi teneva fermo da una roba tipo 2 mesi e siamo giunti in questo luogo dove dovremo affrontare un altro labirinto tritacoglioni. Allora, c'è da dire che questo qua dovrei aver capito più o meno come si fa, ho visto qualche tutorial e in sostanza dobbiamo trovare dei passaggi nascosti che mi permettono di passare praticamente dalle parti colorate, diciamo, alle parti nere. Ora, non è facilissimo da spiegare, ma adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, qua se non sbaglio dovevo andare qua, poi andare su di qui, poi era così. Ok, e poi era una cosa tipo qua, perfetto. E qua non mi ricordo mai nella vita però. No. Forse qua, sì, perfetto, preso. Ok, siamo subito arrivati. Ovviamente ci mancherebbe solo che mi lasciano andare in pace. Ci deve essere per forza sto namecciano infame. Eccolo qua, Shinigami. Ok, Sludge Bomb. Perfetto, non mi fa tanto. Sludge Bomb invece ti fa male. Come sono sopravvissuto non lo so neanch'io. Iperpozione su Toxicroak. Tra l'altro non riesco a recuperare nemmeno tutta la vita. Che cosa brutta. Psichico, mi sa che muoio. Già. Ninetales, non andare giù. Ci avrei scommesso una palla, giuro. Allora, Will-O-Wisp e uno. Confuse Ray, colpisciti da solo, bravissimo. Vedo che comprendi tutto della vita. Mi hai shottato. Ok, non è una cosa molto buona, sai. Full Restore, ma t'ammazzo la sorella. Vabbè, no, mi sa che mi ammazzi tu. Ok, mi gioco un altro Hyper Beam e a casa. Ottimo. E poi c'è Stitches, che se non ricordo male dovrebbe essere una cosa bruttissima. Esatto, è proprio lui. Thunderbolt, regi, e la madonna, pure critical. E mo' è un problema. Che cazzo faccio? Brilum, Leech Seed, così diretto, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Toxico! Mi ha shottato. Ottimo! Allora, Aerodactyl, adesso ho capito come devo giocarmela. Me la devo giocare di revive, per forza, se no altrimenti non me la cavo davvero più. E devo rivedere. Perfetto, sì, ok. Poi mi spieghi perché non hai fatto questa mossa qua e non altro. Ecco, ad esempio Thunderbolt. Forse era il caso che stavo zitto. Sludge Bomb. Regi, ok. Regi. Come ho fatto? Come ho fatto? Se esiste un dio è dalla mia parte in questo momento. Ok. C'è solo un piccolo problema, sto finendo le pozioni e non è tanto piccolo come problema. Minchia raga, stanno diventando troppo forti, cioè qua ho rischiato veramente di perdere la vita. Allora, Full Restore. E effettivamente raga, non ho più pozioni. Il che potrebbe significare qualsiasi cosa. Immagino che non sia una buona cosa a pensare da dove possa provenire quest'acqua, dato che siamo al sesto piano. Ok. Ah, mi sono buttato giù. Perfetto. Questa porta qua è leggermente inaccessibile. Mi fa... Perché non sono sorpreso di essere qui? Qualcuno? Yusher? Ah, ok, raga, questo qua era quello del sottomarino, che me lo ricordo, perché mi faceva smattare, che devo trovare le sue soluzioni, ok. Stiamo davvero tornando un'altra volta da Yusher? Ciao, chi sei? No, com'è la mia immaginazione, ma mamma mia, sto gioco qua mi fa sempre più... Uno strumento. Ok, che MT6, spero che... Light Screen, madonna, proprio inutile come... Ma cosa sta... Raga, non sto capendo assolutamente. Sì, no, ma è un gioco normale. Comunque, minchia, Ampharos, a quale livello? Me lo stai dicendo? Dammi un repellente qua, sennò altrimenti ci schiatto pure con i selvatici. No, raga, non sto... Un concerto rock? Non è un concerto, è su Mecca. Che vanno alla Mecca. Oh mio Dio, sono così fortunato di essere qua. Devo guardare. Ah, questo qua sarà l'ultimo concerto dei Sumecca. Ok, va bene. Ma non sto capendo perché c'è un concerto rock. Guarda, i creatori, raga, sono proprio malati. Mi dispiace, le nostre menti sono andate a farsi fottere. Vi lasceremo con la nostra più grande canzone. Folla che acclama.
Vi prego, fatemi andare via. È stata un'esperienza traumatizzante. No! Fottiti! Non ci credo! Un coso, una proprietà di Litzurge, non c'è niente... No, raga, sono proprio infami questi creatori. Viene veramente voglia di appenderli da qualche parte. Vi giuro che se davvero non c'è niente in nessuno di questi, mi incazzo. Se, guardate che sono capaci di prendermi per il culo, eh. Io me lo sento. Ma va a cagare. Ma scusate, io mi ricordo che c'era un'altra strada. Forse è il caso di andare da quella parte. Ok, aspettate. Esatto, questo qua mi cura i Pokémon. Olè, perfetto. Vai tra. E qua, tra l'altro, volendo posso riprendermi Swellove, penso, ma non lo faccio perché Toxicroak mi sembra molto più forte in questo momento. Raga, c'è un problema, io non so che cazzo fa. Allora. Ma allora proviamo a... Ok, ho ottenuto qualcosa che non so cosa sia, però. Ma è uno strumento. No, cos'è? Ah, eccolo qua. Che ci sia qualcos'altro da ottenere? Raga, veramente non sto capendo niente. Cioè, questo tavolo ha un senso di esistere oppure è qua per nulla? È qua per nulla, ovviamente, non sia mai. Boh, raga. Questo gioco qua è proprio malato. Io non ho ancora capito cosa devo fare. Il concerto rock nella nave affondata. Cioè, non riesco a capire se sono dei geni o se hanno voluto riempire la Chrome con cose a caso per il puro gusto di... Vediamo se scendendo giù succede qualcosa. Non è che apro ste cose. Sì! Oddio! Oddio, l'intuizione del creepy. Il mio Sumeca Sense mi dice che l'altra porta è quella giusta. Ok, mi fido. Oddio, sono finito davvero... Rodi? Ma che... Un ragazzino, vattene! No, raga, è troppo malato sto coso. C'è pure la schermata buggata! Oh mio Dio, tu sei Lemuel, il cantante leggendario, chitarrista e frontman dei Sumeca! Sì, sono io. Ho visto che sei sceso giù dalle gradinate, ragazzo. Ti rispetto per questo. Ecco, prendi il mio autografo. Sei sicuro? Non dai mai autografi. Morirò in mattinata. Penso che possa farne uno prima di morire. Grazie, ma non morire. Non posso aiutarlo. Non posso farlo. Questo qua è il motivo per il quale Sumeca si scioglierà. Comparate a quelle degli umani, le nostre speranze di vita sono molto corte. I 5 anni nei quali hai vissuto sono stati i migliori della mia vita. Ma capisco che non c'è niente che io possa fare. Grazie, Lemuel. Ok, abbiamo ottenuto il suo autografo. E un'altra cosa che sarebbe bello ottenere sarebbe tipo uscire da sto luogo. Ok. Bellissimo, ma io adesso cosa devo fare esattamente? Devo proseguire? Non lo so. Aspettate, forse adesso mi farà andare da questa parte. Sì, esatto. Quanto è malato sto gioco! Cos'è? No, i quiz no! No, i quiz no! Non ci credo. Non c'è livello mucca. Chi cos'è Yoshimitsu's World Have Been Cursed? Sì. Il fuoco è meglio dei polipi. No. È impossibile essere sto tizio che non so chi sia. Sì. Vabbè, scusatemi. Allora, non c'è livello mucca. Direi di sì. Sì. Forse no.
Sì. Ma figa, ma allora, ma che cazzo che è? Non sto capendo. Allora, non ci sarà mai. Raga, non sto capendo. Ma mi manda caso a casa! A caso a casa! Non capisco. Allora, non c'è il livello mucca. Sì. Sì. No, ok, non è meglio. Perfetto. Allora, ci siamo. Non c'è. C'è? Non c'è? Non è... Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. No, non sarà... No, è tutto così. Oddio. Allora, music. Penso di sì. Is the song Tokyo? I think that he has broken his heart again and also lost love again. Certo. Mi sa di no. No, devo rifarmi pure questo. Allora, no. Sì. No. No. Ok. Questo cosa sarà mai? Allora, era no, giusto? Era sì, perfetto. Raga, è troppo malata sta cosa. Sì, no, no. Ole. Sì. 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 No, era no. Che due palle. È troppo malata sta cosa. Ok. Sì. 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 No, era no, raga, sono un ritardato mentale. Allora, sì, no. No, no. Sì. No. No. Ok. Is Walking City. Ti prego. Lo sapevo, ci avrei scommesso una palla. Allora, no, no. Sì, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato a vivere. No. Sì. Porco. No. Sì. No. No. Oh Gesù. Quanti saranno, raga? Sì. No. No, no, era no. Lo sapevo io. Io mi sa che le taglio ste cose. As well as being cursed. Sì. No. No, basta. Allora, con calma adesso. No. Sì. No. No. Sì. Sì. No. 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 No, c'è un'altra. Quante ce ne sono? Ah! Oddio, non ci credo, che culo. No, raga, scusatemi. Io vi voglio bene, però non posso veramente fare una roba del genere. Save state e vaffanculo. Questa... Ok. È successo nel 2010, mi pare di sì. Perfetto. No, vaffanculo. Allora, no. Ma non ne ho idea. Sì. Britney, no, non era di Sinnoh. Era di Sinnoh, io come faccio a saperlo? Ci ho giocato un anno fa sto gioco. Allora, no. Sì. Sì. Tancredi delantemente. Ma che cazzo ne posso avere? Owen è stata unificata nel 1870. Penso di sì. Prima di Lily. cos'è Rustboro? The last president of Owen. Another. You should never trust a goose. It is a good idea. Yes. And se pronzo questo Ma che cazzo è? Ma chi sono questi? Fermi, fatemi fare questo save state. Mi sta venendo da piangere. Allora, general trivia question. Raga, non so se l'avete capito, non so se avete letto. Mi fai 1000 piedi e hanno tante gambe? La risposta è sì, e gli ho detto no, mettiti dal loro punto di vista. Non ne hanno tante, patata. E boh, sarà sì.
No, non so cosa sia. Sì, assolutamente. Perfetto, ho sbagliato. Ha detto, guardate questa cosa dal suo punto di vista. Lui non crede di avere molte gambe. Allora, non ha molte gambe. Potato, sì. No, non so cosa sia. Quindi questo coso no. The hole and the hunter share the pie. Sì o no? Sì. Is assolutamente. Los Rappers sono capaci di smontare una bicicletta. Non credo. Sì, ti ho dato ancora una domanda stupida. Father William can balance an eel on the tip of his nose. E chi cazzo che è? Questa è l'ultima domanda. Oddio. No. Sì. Genio. Yes. No, 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 ma... Ok, signori miei, sta parte di gioco è talmente malata che Camtasia ha deciso di chiudere la registrazione da sola. Allora, adesso, iniziamo. No. Sì. No. No. Sì. Sì. No. Sì. Sì. No. No. Ole. Adesso, raga, vi faccio vedere una cosa. Qualsiasi persona sarebbe tentata di prendere quella succulenta cassa, vero? E invece succede questo, ovviamente. Io ovviamente non mi metto a rifare tutto. Basta, vi prego. Ok. Abbiamo tutto questo per oltrepassare sta cosa. Che avrei potuto oltrepassare così. Rendetevi conto. Un medical kit. Tranquillo che non ho subito nessun danno. Signori miei, scusatemi per il safe state, ma veramente spero che comprendiate. Ok, qua ci sono un po' di zombie. Iniziamo ad affrontarne alcuni. Poi, raga, questo episodio finirà qua. Perché effettivamente sta finendo il tempo. Allora, Quillshark, Ice Beam, Reggi e Olè, giù. È stato bello. Vorrebbe imparare Whirlpool, ma non lo stava già imparando. Ah no, è vero, era la registrazione di prima, raga. Perché avevo già riprovato a registrare il primissimo pezzettino con il... quello dei primi 3 minuti di video, tipo con il... dove c'era lo zombie, ero salito di livello lì. Avvelenalo, ottimo lavoro qui il Shark. Explode, puccia misto Hyper Beam. Ancora ho detto Hyper Beam che non si può sentire, mamma mia, che cosa brutta. Ok, però io sono furbo e c'ho fuori il medical kit, perfetto. Io direi che si può fottere un gioco così, dopo che ti ha trollato così tanto. Direi che si può fare. Ok, ora sto saltando giù a delle cose che non sto capendo. Necropoli, eccoci qua, signori miei, stop. Stop perché forse sta arrivando veramente la parte finale del gioco. Io spero che questo video vi sia piaciuto. A me non è piaciuto assolutamente, anzi l'ho odiato, se vi può far piacere la cosa. Se vi è piaciuto, comunque, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Rispondete alla domanda del giorno, che non ci sarà come al solito, quindi ho detto una cagata. Passate ai social che trovate in descrizione. E detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.